Cari amici, spettatori, benvenuti a questa nuova puntata del 29 di febbraio, particolare, perché questo è un anno bisestile e è strano, ma ne abbiamo 29. Vogliamo parlare di tanti temi, ma quest'oggi vorrei iniziare ricordando un personaggio grande del nostro cinema, che è stato Luis Molteni, purtroppo scomparso oggi, a soli 73 anni, amici. Un grandissimo attore, oltre 100 film, Fiction, dal commissario Manara, l'uomo diventato papa e moltissimo altro, che se ne è volato lassù in cielo, così dove vanno tutti i grandi attori del nostro cinema italiano. Detto questo, passiamo alla nostra sigla iniziale, che quest'oggi è un brano dell'85, Sugar Sugar, di Lorella Cuccarini. Naturalmente il testo era di Silvio Testi, nonché attuale marito di Lorella. Poi inizieremo la partizione integralmente. Ed ora siamo pronti ad iniziare questa puntata insieme a voi, parlando di tanti temi. Ieri sera c'è stato il grandissimo show per i 70 anni della RAI. Abbiamo visto tantissimi nostri colleghi
abbiamo ripercorso tutta la nostra storia della televisione della Rai. Tanti amici, da Carlo Conti, da molti dei quali li ho anche conosciuti di persona, tra cui anche Giletti, che non posso giudicare come persona, posso giudicarlo come persona un po' timido, però una persona un po' particolare. Però è stata una bella serata piena di emozioni perché abbiamo visto i grandissimi Sanremo del mondo, abbiamo visto tantissime persone che sono volate lassù, anche la grandissima Raffaella Carrà, che ogni tanto non smetto mai di citare perché comunque è sempre qui con noi ed è giusto, insomma, ripercorrerla ogni tanto perché ci siamo da lassù ed è giusto omaggiarla. Detto questo, stasera altra puntata di Doc nelle tue mani. Poi quest'oggi abbiamo già parlato di Luis Molteni, che purtroppo è andato lassù anche lui. È stato un grandissimo attore e devo dire chapeau per tutti i film che ha fatto, perché ha fatto Il commissario Mannara, ha fatto tantissime fiction, Don Matteo e tante altre, oltre 100 film, pensate un po', ragazzi, un grandissimo che però ha lasciato questa vita un po' troppo presto, perché comunque 73 anni sono pochi. E poi volevo ricordare anche un altro grandissimo personaggio scomparso oggi, perché per Montegrotto è stato uno dei grandi. E sto parlando di Walter Bellucco, che è mancato improvvisamente. Un altro grande che ho avuto l'onore di poter vedere, conoscere. E insomma, sono quelle grandi persone che rimarranno nella storia del mio paese, ma soprattutto della nostra memoria. Detto questo, passiamo qualche cosettina di più allegro, ma neanche tanto, perché comunque il campionato di calcio ha assunto dimensioni non naturali dopo la vittoria dell'Inter per 4-0 ai danni della povera Atalanta, e quindi per quanto riguarda il nostro scudetto è una cosa chiusa. Purtroppo ci dobbiamo arrendere a quegli altri di Milano, e questa è una cosa dolorosissima per chi è rossonero, perché comunque si sta a vincere, ma non vincere in quel modo e poi da nulla noi chi gola alle altre squadre per favorire quegli altri. È un'assurdità che non ci deve stare per qualsiasi squadra, eh. Detto questo, parliamo di altro, parliamo di quello che vedremo in televisione tra qualche giorno. L'appuntamento doppio con Carlo Conti, con Rischio Tutto, il 2 marzo e il 9 marzo, con tanti altri protagonisti della TV, del talk, perché ieri sera si è parlato soprattutto anche dei talk show, sono venuti fuori i vari Luciano Rispoli, insomma tutti coloro che hanno fatto talk show seriamente, gente che di televisione ne capivo veramente, e hanno lasciato veramente un grande ricordo. E detto questo, amici, passiamo
a quello che è il piatto forte del giorno, e cioè anche la finale di Masterchef, dove si sfideranno i cuochi e finalmente capiremo chi vincerà questa edizione. Ed ora, amici, ci fermiamo per qualche secondo e visto che quest'oggi è anche un mese che se n'è andata la buona Sandra Milo, vorremmo omaggiarla con la sua cucina e salutarla. Ciao Sandrina, ti ricordiamo sempre e rimarrai sempre nei nostri cuori. Ecco così, insomma, ora è il momento di andare in pubblicità e fermarci per qualche minuto prima della sfida finale. Meno male che c'è Cortina. Spaghetti, broccoli e pecorino, presi. Arance siciliane bio per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che solo su Cortina sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend. Cortina, che piano? Dai una svolta alla tua settimana con Cortina. Su cortina.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortina.it la tua promo di benvenuto. Rilassati sapendo cosa ascolterai dopo. Disattiva la riproduzione casuale per ascoltare album e playlist dall'inizio alla fine, senza interruzioni. Scopri altri modi per non perdere la concentrazione con Spotify Premium. Tocca il banner per scoprire di più. E noi chiudiamo questa nostra trasmissione con una canzone recente di Gali, Casalinghe. Mi sveglio ed è passata solo un'ora. Il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde. Questa è casa mia, che chiuderà questa nostra trasmissione in diretta con voi. Ma che ci fai qui da queste parti? Quando resti e quando parti? Ci sarà tempo da per salutare. E per quanto mi riguarda, quest'oggi è tutto. Vi lascio agli ali e poi dopo la fine di questa nostra canzone terminerà questa nostra diretta. Amici, mettete i vostri commenti qui sotto, commentate, fate quello che volete e continuate a seguirmi nei vari social. Ciao a tutti e alla prossima puntata, sempre con la musica nel cuore. Ciao amici e alla prossima. Ci risentiamo nei prossimi giorni.